blasfemate del vostro Dio i benefici immensi. Non siate bramosi siete voi del sangue di chi tace. Corri dritto dal grattacielo, perché questo è il momento in cui forse avrà scambio il malfattore. Volerò più del vento. È possibile che dopo tanto strepitare e tanto schiamazzo non giungiamo a mandare a morte Gesù? Lisandro, io di ben nuovo voglio interrogare il Nazareno Gesù. Qualche parola in sua difesa proferir potrei. Tu taci e non rispondi. Non sai che io posso condannarti o liberarti se voglio. Oh giudice insensato, con queste parole pronunci la tua condanna e tu stesso pronunci la sua condanna. Se è vero come te ne vanno di avere l'autorità di assolvere o condannare, perché hai fatto flagellare Gesù? Perché non mandi libero il prigioniero cui è riconosciuto e proclamato l'innocenza e che sa di non avere altro delitto che l'altrui odio per la sua virtù? Nicodemo, accetti io che quest'empio Nazareno non sia la ruina delle nostre belle mura di Gerusalemme e della patria nostra. Nicodemo, noi non cederemo, no! Presidente, accingetevi a fare il vostro dovere, è presto, è più si tarda! Che minacce vuoi farmi tu, Lisandro? Il dovere, il rispetto, il dovuto prestigio. E anche qui dell'ebraismo, la più nobile gente di questa città, il fiore più degno, di cui fece gran conto uso. Non mica di Dio. Abbiamo menato qui un eretico, un mago, un seduttore della plebe e del tempio. Uno che ha preteso farsi erede giudeo. Provato abbiamo evidentemente l'onore di quest'uomo, a cui persi gran delitto neghi la morte. Sotto finto color di fede e di giustizia, fai di tanta nobiltà tanto sta pazzo. Allora ti dico, non per correzione, ma per avviso, che se tu ci sforzi a toglierci la maschera dal viso, ben Roma udrà di te quanto sinora ti ha giunto a bianco. Di me, che si può dire? Che dir potresti? Udrà Roma, vuoi che il dica aperto? Udrà Roma i furti e le rapine che si fanno tutto di. Tutto l'aspetto del vostro accusato mi atterrisce. La maestà del suo volto mi percuote. Avete creduto di minacciarmi, di accusarmi a Cesare. Ma con ciò non mi intimiderete, anzi, gridate pure quando vi piace. La pattuita per cenere. Ancella. Venga a noi l'acqua cristallina e pura, onde io, sedendo di rimbetta al sole, pria mi lavi le mani, onde sappia il mondo che io non voglio tingere del sangue di un innocente. E poi, seduto su questa malaugurata sedia, promulghi da noi l'empia sentenza. Let me stop your great self-destruction! Die if you want to, you misguided mortal! I wash my hands of your demolition! Die! If you want to, you innocent puppet. Oh, Santa Dea della Giustizia, tu che ti nascondi in questa limpida acqua,
Tu, con questa purissima onda, purificami le mani, perché io non voglio tingere del sangue di un innocente. Innocente? Ponzio, ti lavi le mani, ma con lavarti le mani non lavi il tuo cuore dalla colpa di aver accondisceso al sacrificio di un personaggio che è riconosciuto innocente. E quale rubi fortuna l'intempesti condurre così di turba? È la tua innocenza, sì, quella che mi turba e mi confonde. Credete che senza condanna a morte non potete fugare il vostro timore? Solo la morte togliersi potrà questa idea. Confusione interna mi sgomenta. Che farmi delle cose. Così nello zelota si riaccese la speranza. Giro la sua ruota e strizzo l'occhio all'ignoranza. Venne liberato dal boato d'una folla che a quei tempi il sinedrio chiuse in una bolla. Siamo quel popolo che libera i ladroni, e oggi come allora siamo chiusi in quella bolla. Sono stati capaci a vender nettari preziosi senza farci accorgere che abbiamo bevuto colla. Oggi come allora è ancora libero Barabba, anzi è più potente perché ne è l'istituzione. Oggi come allora ruba oro e vende sabbia, solo per acclamazione. Santo giorno, al grazie della vita di un reo, rimetterlo in libertà. Io propongo a voi tutti, si è liberato il Nazareno Gesù, che proclamo innocente, e che si trattenga a Barabba, a cui voi delitti sono ben noti. Anzi, vogliamo che Barabba sia sciolto e il Nazareno ritenuto. E di questo Nazareno? Ora con il vostro re, volete che io condanni a sì vergognosa morte? Pilato, questo è volerci insultare. Noi altro re non abbiamo che il grande Augusto. Del sangue di costui, in cui non scorgo palla alcuno, io mi protesto di essere già morto. E come tali, desidero che anche voi abbiate che il Nazareno sia sciolto. Non è forse giustizia? Quali colpe gli ha? E poi non sarebbe il massimo dell'ingiustizia sciogliere Barabba, conosciuto malfattore dentro? Che dite di ciò? Io dico, si è liberato Nazareno. Nazareno adesso ne deve morire! Ma non ha delitto! Deve morire! E veramente volete che sia sciolto Barabba, uomo sedizioso? Uomo omicida! Barabba sciolto! Barabba libero! Prendetemelo pure, un tale malfattore! Sia il vostro godimento, la vostra gioia, la vostra gloria, giudei. Ma sappiavi lei che il delitto è punito all'interferizio. Non fa tardi, la maledizione degli uomini coprirà di infamia la loro fine. Le vostre sfuggite operette sono terminate. Ci risulta da quanto si è discusso che sono io a condannarsi sia il Nazareno. Vi prego, non impazientite l'attesa dei pontefici, dei rabbini della turba. Avanti, avanti, condannate il Nazareno a soffrire dalla croce. Mora! Tendo che si ricordate. Ricorre oggi un tempo in cui le vostre leggi vietano di accusare lei, e molto più accusarli con calunnie, intrighi, menzogne, spergiure, violatori delle nostre leggi. Mi menate innanzi il Nazareno, in cui non scopro colpa alcuna, e più la sua innocenza si manifesta.
sulla vostra rabbia diviene furiosa. E in Gesù Nazareno, virtù di longanime pazienza, e in voi o rivalo, siete di sangue innocente. Vinci, vinci pure, plebe mannata, messa sossopra dall'infame sinagoga. Leggasi in mia presenza. Noi, Ponzio Pilato, presi da Romano Impero in Gerusalemme, condanniamo Gesù Nazareno, reo di morte, ad essere crocifisso sul Monte Golgota per aver usurpato il titolo di re dei Giudei. Re dei Giudei? Ponzio, ricorda pur l'Editto, il Galileo re dei Giudei. Che facesti mai? Vanno in Italia! Quel che ho scritto, ho scritto. Ascolta, Caifa, ascolta pur tu, Gerusalemme ingrata, riunita per dar morte a Gesù. Voi avete preteso far passare Gesù per un malfattore, ma fin qui si è dovuto per forza riconoscerlo e proclamarlo innocente e santo. Voi lo avete rappresentato come un re usurpatore, ma da segrete ispirazioni tratto, Pilato lo proclama il vostro vero re, il re dei Giudei. Voi lo avete accusato di essersi intitolato Messia e non vi accorgete che per mezzo di questo preside condannate voi stessi e tutta Gerusalemme davanti al tribunale di tutti i secoli per aver rinnegato e crocifisso il Messia. Voi avete preteso di disonorare il suo nome, posponendo Gesù a Barabba, e voi stessi, senza volerlo onorare, disponendo che lo stesso presidente romano vi ha consentito a far morire Gesù da reo, fatta mettere in cima alla croce il gran titolo che lo annuncia Salvatore. Qui si ravvisa il sommo potere di colui che presiede i consigli degli uomini, e arriva dei vostri sforzi e fa scrivere a compimento dei suoi disegni. Qui si ravvisa l'attenzione del Padre Celeste, che mescola con la causa del suo figlio la giustificazione solenne e i titoli della sua grandezza in mezzo alle ignominie e agli opprobri. E tu, ingrata Gerusalemme, questo hai preparato al tuo Salvatore. Giuseppe, qual Salvatore? La causa del tuo amico Galileo è spacciata, e come era desiderio nostro, così è avvenuta, grazie alla giustizia di questo eccesso preside. E sappio, Giuseppe, che se grande fu l'indecisione del preside a secondare i desideri di un popolo tutto, grande ancora sarà il piacere che il popolo ebreo proverà nell'esecuzione dell'ottenuta sentenza. Ecco alla fine consegnato nelle nostre mani il seduttore Galileo. Centurione, va tosto a preparare la tomba. Da ieri ordinai che la croce fosse fatta. Vanno, è tutto disposto. Or pronto, servirò quanto vuoi. Figlioli, andate tosto a vederlo da un tronco spettacolo pendente. La giustizia è soddisfatta, non vi spaventano o inteneriscono le sue pene e la sua morte. Esse sono un bene, onde morendo il Galileo rinasca al mondo. Andiamo, amici, andiamo a prendere posto colà, dove possiamo vederlo in croce.